Qual è la situazione dei nostri ospedali? Gli operatori sanitari sono allo stremo delle forze, c'è carenza in tutte le professioni sanitarie, a partire dai medici, infermieri, tecnici di laboratorio, quindi tutte le professioni OSS. Quindi manca proprio il personale sanitario. Quindi questo ci mette in una condizione ancora più difficile, perché noi saremmo già stati in situazioni difficili senza il Covid, nel senso che erano più quelli che sono usciti rispetto a quelli che sono entrati. Immaginate voi che ora, oltre agli altri servizi che noi dobbiamo continuare a dare, bisogna anche coprire questa pandemia. Quindi, come capite bene, siamo in enorme difficoltà. Ci lascia perplesso il fatto che mentre la prima ondata, diciamo quella di febbraio-marzo, poteva essere una sorpresa, purtroppo questa non doveva essere una sorpresa. Quindi quello che un po' contestiamo noi è che si è perso 6 mesi senza fare niente, soprattutto sulla medicina territoriale. Ecco, quali rischi vede per il futuro? Come posso dire, ci sono anche le altre patologie, non si muore solo di Covid. Il rischio adesso qual è? Che la gente non si curi più e abbiamo già questo segnale. Io parlavo con i cardiovascolari, con tutti questi cardiovascolari, oncologia, cioè abbiamo situazioni dove la gente non si cura più, nel senso che ha paura di entrare negli ospedali. Quindi questo è un altro problema che si va a sommare a tutto il discorso della pandemia. Quindi la nostra paura cos'è? È capire se c'è un'organizzazione che ci permetta di curare tutte le altre patologie e anche il Covid, non che il Covid assorba poi tutto, come sta purtroppo succedendo in tanti ospedali della Liguria. Il presidente Toti si è accorto della situazione, che cosa vi ha detto all'incontro? È chiaro che si è accorto che la situazione è difficile, anche perché il personale è difficile anche da reperire, anche perché i sistemi per le assunzioni, soprattutto quelle a tempo indeterminato, richiedono tanto tempo. Voi avete visto, per assumere gli infermieri ci abbiamo messo quasi 2 anni. Per gli OSS è uscito un bando a dicembre dell'anno scorso, dobbiamo ancora fare la preselezione. Quindi anche il sistema per recepire il personale è, come posso dire, molto burocratizzato. Lo stesso problema è poi anche, un altro problema poi è la mancanza proprio dei professionisti dovuta alle scuole di medicina, insomma tutta questa situazione.